Eccoci qua, ben trovati in erboristeria a Montecatini Terme dal nostro amico Claudio Tardelli. Ciao Claudio, buongiorno. Ciao, olè. Senti, di che pianta ci parli oggi? Della Centaurea minore. Centaurea minore, è una pianta delle nostre zone? Sì, è una pianta dei nostri climi, si trova abbastanza frequentemente nei prati. Nei prati? Sì. Ah, che è una bellissima piantina con un fiore rosa. Facciamola vedere subito. Sì. Siamola un po', ecco, guarda che bella, una bella pianta, veramente una bella pianta. Le qualità di questa pianta? Allora, questa pianta praticamente è una pianta che stimola l'appetito, oh, la allora digestione. A me non serve, la digestione sì. La digestione e le secrezioni sia gastriche che epatobiliari. Mm. Riduce la formazione dei gas intestinali. Mm-hmm. Importante. È vermifuga, cioè favorisce l'eliminazione dei parassiti intestinali. Ah. Ha un'azione interessante quando c'è praticamente atonia, cioè scarso tono degli organi digestivi, difficoltà digestive con fiori, problemi epatobiliari, eccetera. Quindi può essere una pianta interessante in tutte le problematiche della digestione. Bene. Con l'unica attenzione di non esagerare nelle quantità, soprattutto quando la si usa da sola, se si ha delle mucose gastriche piuttosto delicate, perché ha una forte azione di stimolo sulle mucose digestive. Ah. Ha un'azione anche depurativa. Uh-huh. E è un interessante pianta per febbrifuga, cioè per abbassare la febbre. Ah, importante. Sì. Può essere, infatti era usata tradizionalmente, in più tradizionalmente era usata anche come vulnerale, cioè per riparare le ferite, infatti il nome di Centaurea deriva dal centauro Chirone, che dice la leggenda usò questa pianta per curare una ferita al piede di Ercole. Ecco. Quindi tradizionalmente veniva utilizzata anche per favorire la riparazione delle ferite e la cicatrizzazione delle ferite. Bene, una pianta insomma abbastanza. Sì, una pianta abbastanza varia certo. Come meccanismi d'azione. Se volete vi do una piccola ricettina. Sì. Indicata appunto per digestione con fiori, per stimolare l'appetito, per eliminare i gas addominali. Mm-hmm. Centaurea 20, angelica radice 20, achillea 20. Cannella 15, asserzio 10, cardi 10, cumino 5. Stessa modalità di preparazione, un cucchiaio in una quantità di acqua di una tazza, mettere al fuoco, portare a ebollizione, spegnere, coprire e lasciare 20 minuti, mezz'ora. Volendo dolcificare perché la centaurea è parecchio amara. Parecchio amara. Bene, in questo caso a me l'amaro piace, io non la dolcificherò. Va bene, allora ti diciamo grazie anche per questa settimana. Grazie a voi. Ci vediamo fra 7 giorni. Buona giornata. Ciao, grazie mille. Alla prossima.